Nella notte, intorno all'una, un cittadino di Mozzate è stato svegliato da un rumore di vetri infranti e dalla sirena di un antifurto. Affacciandosi alla finestra, ha notato una persona che stava rovistando all'interno della sua vettura. Il proprietario del mezzo ha quindi chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari di Lomazzo, che hanno intercettato il ladro non molto distante dal luogo del furto. Il quarantenne tunisino, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato con uno zaino rubato poco prima, all'interno alcuni oggetti. Il tutto è stato restituito al proprietario, mentre il ladro è stato arrestato. Al valico autostradale di Brogeda, le guardie di confine elvetiche hanno fermato un'autovettura con targa tedesca condotta da un 45enne cittadino siriano regolarmente residente in Germania. A bordo del veicolo anche quattro componenti di una famiglia siriana di 70, 28, 19 e 18 anni, tutti sprovvisti di documenti. I militari svizzeri hanno chiesto l'intervento della polizia di frontiera italiana che, dopo aver constatato la posizione irregolare dei profughi, ha preso questi ultimi in consegna con la procedura di riammissione semplificata negli uffici di Pontechiasso. Il conducente del veicolo è invece stato posto in stato di fermo in Svizzera. I cittadini siriani erano diretti in Germania. È entrato ieri sera in una pizzeria del centro di Como, probabilmente ubriaco. Ha insultato senza motivo alcuni clienti e poi ha malmenato il proprietario del locale, intervenuto per bloccarlo. Sul posto, chiamati dal titolare, sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno individuato e fermato un 33enne a poca distanza dal locale. Il giovane ha aggredito anche i poliziotti, colpendoli violentemente con calci e pugni. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due poliziotti, medicati al pronto soccorso, hanno riportato traumi guaribili in 7 giorni. Cambiali e soldi non dichiarati per 73.600 euro. I funzionari dell'ufficio delle dogane di Como, in servizio alla sezione operativa di Chiasso, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno individuato un cittadino italiano proveniente dalla Svizzera in procinto di salire su un treno per Milano. L'uomo era in possesso di 24 cambiali al portatore, di importo pari a 2.900 euro ciascuna e 4.000 euro in contanti. Al viaggiatore è stata contestata la violazione dell'obbligo di dichiarare in dogana i trasferimenti di denaro contante o titoli superiori a 10.000 euro e, a garanzia del pagamento, gli sono stati sequestrati titoli e contante per un importo di 32.000 euro, pari al 50% dell'eccedenza.